Se trovo un anonimo, il video finisce. Bella ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore porto come vedete a schermo, accettate. Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Senza perderci l'animo. Sfida, se elimino a tutti gli effetti un anonimo, il video finisce, ragazzuoli. Ora, con anonimo io credo che voi ben sappiate cosa intendo. Praticamente, nella mappa ci sono persone che hanno dei nomi anonimi. Per esempio, questo si chiamava Gangster e non so che altro. Quindi, era effettivamente un non anonimo, una persona che aveva un nome. Però, si può mettere un'impostazione che ti permette effettivamente di oscurare il tuo nome e quindi di giocare senza far vedere il tuo nome. Quelle persone sono gli anonimi, quindi con anonimi intendiamo quelli, ragazzuoli. Vediamo un attimo se li troviamo. Questo pure c'aveva il nome. Siamo a 2 kill. Allora, la cosa più intelligente da fare sarebbe evitare quanto più possibile di fare kill, ok? Perché effettivamente cercando di fare più kill possibili, noi abbiamo sempre la possibilità ogni kill di effettivamente perdere la sfida. Però a noi non interessa, ragazzi, noi vogliamo vincere queste sfide o perderle effettivamente con stile. Vogliamo perdere con il brio, altrimenti che stiamo facendo qui, ragazzi? Quindi andiamo, allora, direi di prenderci un paio di ceste, un paio di cure, perché io già ho finito quelle poche che avevo trovato e la situazione non è delle migliori. Volevo ricordarvi, ragazzi, che comunque io sto registrando questo video in live con i ragazzi del sito Viola che mi stanno controllando. Quindi se imbroglio non posso imbrogliare, perché tanto poi loro mi controllano e quindi dicono forte, hai imbrogliato. Quindi, cioè, insomma, ragazzi, queste sono sfide sincere. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che sul sito Viola noi giochiamo anche assieme a Fortnite, a Code Warzone, a Hyper Escape. Quindi mi raccomando, andate in descrizione nella sezione live streaming, iniziate a seguirci, ragazzi, che poi saremo in live. Di solito siamo in live nel tardo pomeriggio, quindi vi aspetto. Allora, teoricamente qua ci sta un'altra cesta. Dovrei incontrare qualche nemico, raga. Potrei andare nella zona del bunker, perché credo che lì si possa tranquillamente incontrare gente. Quindi direi di non perdere tempo. Andiamo un attimo. E vorrei incontrare anche Jules, a dirla tutta. Questo aveva il P90, raga, quasi quasi me lo prendo, che può essere molto utile. Blocchiamo di nuovo qui. Ok, allora, cerca di Jules, apriamo il bunker e poi sediamo. Possibile che Jules sia stata già eliminata? Sinceramente lo trovo un po' improbabile. Ok, quel tizio mi ha visto. Sì, mi ha visto. Non so che arma sto utilizzando, però per spararmi direi un fucile da caccia, però non ne sono per nulla sicuro. Questo ha un botto di materiali, però solo quelli. Il nemico è molto strano. Wow. Ci sono i briganti, ragazzi. Se mi fanno cadere questi è un casino. Facciamo così. Io intanto inizio a farmi. Ma questo era anonimo? Ragazzi, era anonimo? Qualcuno ha visto? Perché non ho controllato il nome, sincero. No, ok, ok. Ok, non lo era. A posto, a posto. Grazie, grazie, ragazzuoli. Bella per voi, grazie di avermi avvisato. Allora, scendiamo da qui. Oh, oh, siamo calmi. Oh, ma quelli tengo qua sotto. No. Questi mi distruggono. Via, via, scendi, fra. No. Beh, vabbè, mi sono sfondato i piedi. Lasciatemi stare. Via. Ok, abbiamo un problemino tecnico. Siamo circondati. Ciao, va, andiamocene. Devo trovare Jules. Devo capire se Jules è stata eliminata oppure no. Perché ho finito pure i materiali. Cavolo. Ma che stanno sparando ancora? Scusatemi. Stanno fightando qualcuno. Ora vedo un attimo se da qui riesco a eliminarlo. Solo che non ho tanti materiali, quindi la cosa mi preoccupa un pochino. Ah, ma quello c'aveva lo Scar. Stava uno Scar qua sotto. Ah, ma si stanno fightando gli scagnozzi con i briganti. Ah, ecco tutto sto casino. Ecco. Vabbè, non avevo capito. Però lasciatemi stare, perché questi ora sono un problemino, eh. Vai, dai. Non si sta capendo niente, ma questo è un nemico. Sì, eh? Sì, quello è un nemico. Ottimo, che bella notizia. Dai, prendi la zip. Questo è un po' più complicatuccio da eliminare, specialmente tenendo conto della mia vita, ragazzuoli, e dei miei materiali che sono finiti. Allora, calmi tutti. Io dovrei un attimo regolare però le mie kill. Ok, che queste sono poche, però, cioè, io secondo me mi sto rendendo la situazione anche troppo complicata a tutti gli effetti. Ok, a posto, bende, buono. Non che mi servano tantissimo a questo punto, però.
ho piccato un po' il tipo. Ho in tutto un 150 di materiali, devo stare molto attento. Mira, mannaggia, tenevo due headshot pronti. Se ne è accorto tardissimo, erano due headshot belli pronti, raga. Ero convinto di avere, come cavolo si dice, ci arrivo, il fucile a ricarica, fucile a pompa a ricarica, invece no. Non ho, ok, questo non era anonimo, a posto, perfetto. Ho dimenticato un altro nemico e non avevo fatto caso. Allora, raga, ho gente sopra, siamo attenti. Questa aveva solo, come si dice, mattone? Dovrei andarmene che sta arrivando la safe. Però ci sta una jump, posso farlo. Prendiamo la jump e andiamo via. C'aveva pozze piccole sto tipo, no? Me la sono flashate, va bene. Aspettate. Cadi, fatti male, 10. Tipo devi farti un po' più male, dai. 47, eliminato. Io volendo, ragazzo, mica era anonimo, ok? Manco questo era anonimo, perfetto. Io volendo ci avrei la jump, quindi posso restare un secondino in safe. Questo c'aveva pure delle slurp qua, come cavolo si chiama? Delle splash, scusatemi. Quindi un'altra jump, ottimo. E queste quante sono? Sono 4. Portiamocele. Dai, allora, raga, la safe dov'è? La safe è lontanissima. Ok, questo potrebbe essere un problemino, ragazzi. Facciamoci una jump molto alta e andiamo. Questo la safe continua a levare ancora uno per ora. Io però, raga, così faccio, dai. Ok, andiamo, andiamo. Dai, mi sono fatto una skybase abbastanza grande. Dirigiamoci in questa zona. Credo sia una buona idea. Mi devo curare il prima possibile. Dai, io ora qui sto facendo una cosa un po' rischiosetta. Dovrei curarmi subito, in realtà. Oh, calmi, calmi, calmi. Oh, safe, 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 safe. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Calmi. Mi stanno sparando. Che bella notizia. Questa è una notiziona. Guarda come ci finisce male Port of the Game. Da dove? Li vedo? Non li vedo? Dalla safe? No, non capisco. Da dietro, ok. Perfetto, perfetto. Fortunatamente nessun danno irreparabile, ecco. Lo spara ai piedi, non gli arrivano i proiettili, va bene. Ok, ci sono due tipi lì, ragazzi, che potremmo effettivamente evitare per il semplice fatto che stavano già fightando a vicenda. A breve dovrebbe partire pure la safe e dovrebbero arrivare i due nemici che stavano qui. Che ci sono ancora, dato che credo che i nemici in tutto siano ancora 8. E mi pare che fossero ancora 8 anche quando abbiamo iniziato, diciamo, il nostro pellegrinaggio per la zona un po' più da questo lato. Vediamo. Credo, ragazzi, che si siano mossi a questo punto. Sì, decisamente. Sta un nemico là. Mi ha notato? Credo di sì. Vabbè, ora sì, ora sicuramente. L'ho sparato, però intendevo prima. Voglio cercare di bloccarlo, ragazzi, perché sta in safe. Quello da eliminare è abbastanza facile. Ma sono tutte e due? Sono tutte e due lì. No, no, io questa me la devo pigliare, questa kill. Questa kill deve essere mia, ragazzi. Dai, distrutto, è bella, una kill lì. Quel tipo che vuole fare? Dai, deve uscire. Dai, me ne posso andare con la jump quando mi pare. Me ne vado con la jump quando mi pare. Dai. Dai. Bella, via. Ok, mi pare che avessero il nome entrambi, o sbaglio? Non vorrei dire stupidate, ma mi pare che avessero il nome entrambi. Peccato perché il loro loot sicuramente sarebbero stati interessanti, però... Piperoni, andiamo. Ok, siamo a 7 kill, ragazzi. Per ora nessun anonimo. Ok, andiamo tranquilli per ora. Però ci servono cure. Mi servirebbero cure un po' più forti di tre pozzette, come dire, anche di materiali. Il problema, raga, è che non ho potuto lootare quelli. Mo se esco la safe mi zappa la vita proprio easy. Cavolo, che brutta situazione, dai. Però siamo in safe, da questo punto di vista almeno posso dire che siamo in safe. Almeno questo. Ah, io però potrei prendere una canna da pesca e andare a pescare, aspettate. Se mi ignorano quei tipi mi farebbe molto piacere la cosa. Se mi ignorassero, scusatemi. È cosa di interessante. Dai. E uno, ah, sullo fish, vabbè, se butta niente, uno, che dite? Bella per noi, cioè non si butta niente. Da ora mi sento un po' più a mio agio ad affacciarmi eventualmente ad eliminare qualche nemico. Ora già meglio. Da qui però non so se conviene. Dovrei avvicinarmi verso il centro della safe, magari potrebbe risultare una cosa migliore. Anche se con così pochi materiali non è che mi sento molto a mio agio, Sono due slurp fish. Ok. Piccolo Aquaman. Distrutto. Non devo farlo curare. Questo si va a curare. Non devo farlo curare, raga. Devo dargli fastidio. Questo è un problemino, però. Bella per te, man. Fammi entrare. Perché non mi fa entrare? Dai. Un po' di panichello. Questo c'aveva fucile da caccia, roba che non credo mi interessasse. Io a livello di cure sto messo bene. Devo stare attento solo alla posizione di sto tipo. No, Anonymous! No! Fra!